Le 9 e 5 del mattino in questo istante, martedì 27 dicembre, 4 giorni alla fine dell'anno. Noi oggi recuperiamo un secondo collegamento con il professore e giornalista Pasquale Episcopo, con il quale ci eravamo sentiti qualche settimana fa. Buongiorno Pasquale, ben ritrovato in diretta su Padre Pio TV. Buongiorno e grazie a voi. Il motivo per cui ci ritroviamo con il giornalista e docente universitario Pasquale Episcopo è presto detto, dicembre è oltre che, come dire, mese classico, no? Legato alla figura del Natale, quindi alla nascita del Gesù, è legato anche ad alcune ricorrenze storiche, in maniera particolare quelle legate a uno degli ultimi grandi imperatori del Sacro Romano Impero, Federico II di Svevia, perché nasce il 26 di dicembre a Jesi del 1194 e muore il 13 di dicembre del 1250 a Castelfiorentino, in agro di Torre Maggiore, quindi in Capitanata, in provincia di Foggia. Noi siamo in collegamento con Pasquale Episcopo, che è un grande appassionato e studioso della figura di Federico II, per farci raccontare da lui come mai, tra i tanti imperatori che lo hanno preceduto e susseguito, Federico II rimane uno di quelli che è restato più a lungo nella memoria degli appassionati di storia, dei manuali di storia, ormai a più di 800 anni, quasi 830 anni dalla sua morte. Come mai Pasquale Federico II spicca tra la ricca, schiera di suoi predecessori e successori? Beh, spicca anche perché prima di lui e dopo di lui ci sono stati due periodi chiamati di interregno. Quello precedente è durato 11 anni, ma quello successivo oltre 50 anni, in cui imperatori non ci sono stati. Quindi lui ha fatto un po' il vuoto intorno a sé e il periodo in cui lui ha governato è stato praticamente l'apogeo dell'impero. In termini di estensioni, l'impero, il Sacro Romano Impero, ma anche il Regno di Sicilia erano territori divisi dalla presenza dello Stato della Chiesa, che a quell'epoca si chiamava Patrimonium Sancti Petri, e che aveva appunto sommati, avevano questi due territori raggiunto la massima estensione. Ad essi va aggiunto sicuramente anche il regno di Gerusalemme, che Federico II aveva conquistato con una crociata detta degli scomunicati, è però una crociata senza versamento, senza spargimento di sangue. Quindi un grande imperatore anche per questo motivo. È particolarmente grande perché ha deciso di fissare la sua sede a Foggia, quindi nel nostro territorio, nel territorio della Capitanata. Questo purtroppo. Tu sei foggiano, però noi siamo in collegamento con te da Monaco di Baviera, dove sei docente universitario e dove qualche giorno dopo il nostro primo collegamento hai tenuto un'importante conferenza. Com'è andata? La conferenza è andata bene, nonostante fossimo sotto Natale, nonostante ci fosse la neve, è andata abbastanza bene. L'attualità di Federico II di Svevia, questo era il titolo. Se noi sfogliamo un giornale, un quotidiano, abbiamo la possibilità di cogliere i collegamenti con la storia di tutto ciò che succede oggi nel nostro mondo, a cominciare dal cambiamento climatico, per continuare con la migrazione e poi con questa bruttissima guerra. Quindi temi di grande importanza che ci riportano la storia, e lo studio della storia
può sicuramente aiutarci a capire l'attualità e magari anche a immaginare il futuro. Noi nella prima parte di questo collegamento che risale al 13 di dicembre abbiamo parlato di Federico II non solo come grande imperatore ma anche come importante legislatore e poi come uomo politico di pace in grado di condurre addirittura una crociata con successo senza spargimento di sangue. Oggi vorrei chiederti un focus invece appunto sulla sua viscerale passione per le scienze che lo ha portato ad essere un imperatore poliglotta, parlava diverse lingue, a scambiare una fitta corrispondenza con i maggiori studiosi dell'epoca e addirittura a dare il via a, non solo alla prima università statale italiana sulla quale ci soffermeremo tra qualche istante, ma anche alla scuola poetica, alla scuola siciliana. Insomma, un imperatore davvero a tutto tondo che a buon diritto è stato definito dagli storici lo stupor mundi. Sì, è vero, ma ripeto, quello che appare un po' un aspetto contraddittorio che riguarda questo personaggio è che lui abbia fatto tutte queste cose e che non sia detto, non sia stato detto nella storiografia che le ha fatte nel nostro territorio. E questo è un po' un peccato, perché la figura di Federico II è molto sfruttata come icona a livello territoriale un po' dappertutto nel nostro meridione, è sfruttata in Sicilia, ad esempio, dove lui ha vissuto durante l'infanzia, però in Sicilia a partire dal 1234 non ha più messo piede. Quindi 17 anni dal 34 al 50, all'anno della sua morte. In Sicilia c'è tornato dopo il periodo tedesco semplicemente per sedare le ribellioni dei baroni e dei saraceni, che poi ha spostato a Lucera. Nel 1224 lui decide di fondare l'Università di Napoli ed è un grande evento perché è la prima università laica. L'obiettivo è quello di formare gli amministratori dello Stato. Evidentemente già pensa in prospettiva alle costituzioni melfitane, costituzioni che nasceranno 7 anni dopo, nel 1231, e che furono concepite a Foggia. Ci fu un lungo lavoro di preparazione subito dopo la pace di San Germano. Quindi, ecco, un altro aspetto interessante che l'attività di legislatore fu fatta da Federico già dal 1220 a Roma, subito dopo l'incoronazione. Lui da Roma manda a Bologna, all'Università di Bologna, che è precedente rispetto a Napoli, manda le leggi che lui promulga a Roma appena incoronato Sacro Romano Imperatore e dice ai bolognesi studiatele e divulgatele. Quindi è chiaro il disegno di questo sovrano, stiamo parlando di Bologna che è stata città guelfa e ghibellina in maniera ondivaga, ecco, di creare una situazione di stato di diritto, se vogliamo. E questo suo progetto ovviamente lo continuerà e lo porterà a termine con le sostituzioni melfitane e con tutte le aggiunte, in particolare le novelle che furono scritte a Foggia nel Parlamentino di Foggia del 1240 e che saranno poi in vigore per circa 6 secoli.
Benissimo Pasquale, noi ci fermiamo soltanto qualche istante per un break pubblicitario, torniamo subito insieme, non andate via. Nove e 16 di questo martedì 27 dicembre, meno 4 giorni alla fine dell'anno. Stiamo trascorrendo queste ore in compagnia del professor Pasquale Episcopo, in diretta dagli studi di San Giovanni Rotondo di Padre Pio TV, per parlare di una figura storica che ha caratterizzato il Medioevo e che però, ecco, è una figura di un'attualità dirompente. Proprio per questo il professor Episcopo ha tenuto una conferenza a Monaco solo qualche giorno fa dal titolo L'attualità, di Federico II di Svevia. Ne parliamo perché l'imperatore del Sacro Romano Impero, lo Stupor Mundi, Federico II di Svevia, nasce e muore nel mese di dicembre. Nasce solo ieri di 828 anni fa e muore il 13 di dicembre a Castelfiorentino in agro di Torremaggiore, quindi in Capitanata. La Puglia è stata sempre una delle sue regioni predilette, dove ha lasciato tanti segni tangibili della sua presenza e del suo operato. Citiamo solo a titolo d'esempio il Castel del Monte, però ecco, come ci ricordava lo stesso professore Episcopo, ha trascorso lunghi periodi a Foggia lavorando, ma anche concedendosi ai piaceri della caccia. È suo il De Arte Venandi Cum Avibus, uno dei primi trattati sulla caccia con gli uccelli, con i falchi, un primo trattato di falconeria, che tra l'altro ha anche i primi disegni sul manoscritto. Quindi un imperatore poliedrico, dalla curiosità vivace che l'ha portato ad intrattenere numerosi rapporti epistolari con i maggiori studiosi del tempo, anche di lingua, nazionalità e fedi religiose diversi. Quasi un imperatore ecumenico, Pasquale. Assolutamente sì. Un imperatore che era molto molto curioso e che è riuscito ad aggregare intorno alla sua figura le migliori intelligenze e le migliori competenze contemporanee dell'epoca. Se pensiamo al De Arte Venandi, non possiamo non menzionare la frase di esordio del libro, che dice: manifestare in questo libro sulla caccia con gli uccelli, vogliamo manifestare le cose che sono così come sono. Manifestare ea quesunt sicut sunt. Ebbene, questa affermazione la dice lunga sull'approccio seguito da Federico II, che evidentemente voleva introdurre l'osservazione scientifica nel suo studio degli animali. Ma il De Arte Venandi è stato soprattutto un inno alla natura, non è stato soltanto un libro di falconeria, è stato un libro alla natura. E tornando all'attualità, oggi noi abbiamo, almeno in Europa, da 20 anni a questa parte, è stata valutata una diminuzione di circa il 30% degli uccelli in generale presenti sul territorio europeo. Questo si deve al fatto che mancano gli insetti, e gli insetti mancano perché ci sono troppi pesticidi. Quindi l'attenzione alla natura di Federico II fa da monito alla situazione attuale, che si aggiunge ai danni del cambiamento climatico. Bene, questo ecco ad arricchire la figura, come abbiamo detto, di un imperatore che sostanzialmente, la dico così, la dico male, non si lasciava niente, non lasciava nulla al caso, era un grande studioso, ricercatore, e si circondava delle migliori intelligenze dell'epoca
Non affrontare le cose in maniera improvvisata, ma per affrontarle con metodo e provare a migliorare con il proprio operato la vita della sua nazione, del suo impero, dico meglio, dell'epoca. Stiamo parlando del Medioevo. Lui, tra l'altro, è un contemporaneo di un'altra figura storica di quel periodo, Francesco d'Assisi, che diventerà poi il santo patrono d'Italia. Ci sono anche leggende che raccontano di uno o più incontri tra i due che tra l'altro condividono l'esperienza della crociata, anche se in momenti diversi e con risultati diversi, è vero Pasquale? Assolutamente sì, la quinta crociata è la crociata di Francesco d'Assisi, 1219. In quel momento Federico è ancora in Germania, il primo lungo viaggio in Germania dal 1212 al 1220 per raccogliere il consenso dei principi elettori che poi servirà alla incoronazione a Sacro Romano Imperatore. Per cui sono molto distanti. La seconda crociata è 10 anni dopo ed è quella di Federico, 1229, però a quel punto San Francesco è già morto. E possiamo dire San Francesco perché il processo di canonizzazione è avvenuto subito dopo la morte. I due sapevano della esistenza reciproca, ma non si sono mai incontrati. Non abbiamo fonti che lo affermino. Ma Federico II ha sostenuto molto l'ordine francescano, l'ordine dei frati mendicanti, e in più occasioni ha dato il suo supporto. I due personaggi sono due personaggi rivoluzionari. E quello che possiamo dire è che allora hanno avuto entrambi, ma soprattutto Federico, qualche difficoltà con i papi contemporanei, in particolare con il Papa Onorio III. Invece oggi abbiamo un Papa che si chiama anche lui Francesco, anche lui nato a dicembre, che è a modo suo anche rivoluzionario ed è l'unico Papa che parla di pace. In un momento in cui tutti corrono, tutti parlano di armi e di corsa agli armamenti. Grazie Pasquale, bellissima riflessione. Ci sarebbero tantissime le cose da dire sulla figura di Federico II di Svevia, del tempo in cui è vissuto, di tutte le implicazioni legate al suo operato. Noi purtroppo però abbiamo pochissimo tempo, ma mi faceva piacere ripercorrere con te in questo mese attraverso queste due tappe questa grande figura che ha dato tanto alla nazione italiana così, con così largo anticipo. Tu, come dicevamo qualche istante fa, tieni conferenze in Italia e all'estero, l'ultima a Monaco di Baviera, dove ormai vivi da tanto tempo, e solo qualche giorno fa è uscito anche un tuo articolo su un quotidiano locale e quindi ti ringraziamo per la tua attività di divulgazione in questo senso e ti lascio ecco, l'immagine del quotidiano su cui hai scritto il tuo ultimo articolo. Ti lascio all'ultima riflessione prima dei saluti, poi ci dobbiamo necessariamente lasciare e quindi a te la parola. Niente, ti ringrazio, la ringrazio signora Augello per questa possibilità che mi dà. In particolare, ecco, io vorrei sottolineare l'importanza che ha l'opera di promulgazione, di diffusione, basata però sulle fonti storiche del personaggio storico e quanto sia importante parlarne soprattutto nel nostro territorio, che è un momento di difficoltà. Foggia e la Capitanata sappiamo non godono di buona salute in questo momento, essendo state relegate agli ultimi posti per qualità della vita. È importante fare rete e io a modo mio lo sto facendo e nell'articolo sono
mostrate due fotografie con due personaggi importanti, sono entrambi un po' anziani, lo studioso Giuseppe De Troia, dal quale io ho appreso moltissimo per quanto riguarda Federico II, e il donatore della stele, il professor Johann Heinrich von Stein, è il donatore della stele di Foggia, che attende di essere inaugurata, collocata e inaugurata a Foggia. Sperabilmente lo si farà in un prossimo futuro. E noi siamo fiduciosi di questo. Ti ringraziamo ancora, non soltanto per essere stato qui con noi stamattina, ma per il tuo impegno a recuperare, valorizzare non solo la memoria di Federico II di Svevia, ma l'eredità che ha lasciato all'Italia intera, alla Puglia in particolare, e in particolare alla provincia di Foggia. Il tuo è davvero un impegno meritevole e degno di nota. Ti ringraziamo per questo e ci auguriamo che tu possa continuare in questa tua opera di studio, di divulgazione e di valorizzazione, soprattutto, ecco, di un territorio difficile come quello della provincia di Foggia. Grazie mille, professor Pasquale Episcopo. Ti salutiamo facendoti tanti auguri, non solo per le festività trascorse, ma per quelle che stanno per arrivare, per cui ti mandiamo un caro abbraccio e ti diamo l'arrivederci all'anno che verrà. Grazie, auguri a voi. Buon proseguimento di giornata. Noi diamo soltanto la linea alla regia per qualche istante, poi ritorniamo in diretta con Padre Pio TV.